Luglio, festa dell'indipendenza negli Stati Uniti, quest'anno però all'insegna delle polemiche per i costi della parata e delle proteste. Violenti scontri davanti alla Casa Bianca, la corrispondente Giovanna Botteri. Il presidente Trump chiama raccolta la sua America per una parata del 4 luglio annunciata come unica nella storia. Unica perché per la prima volta sfilano cacciabombardieri, pattuglie acrobatiche, mezzi pesanti e carri armati. Un imponente spiegamento di forze finanziato con i soldi dei parchi e dei musei. Salutato da migliaia di persone con cartelli, berretti e magliette pro-Trump che si sono fin dal mattino scontrate verbalmente con chi protestava invece contro il presidente accusato di volersi appropriare di una festa come quella per l'indipendenza, tradizionalmente apolitica. Sul palco del Lincoln Memorial, da cui Martin Luther King pronunciò il suo storico discorso sui diritti degli afroamericani, Hello America. Trump ribatte Hello. Che il destino della libertà americana dipende dagli uomini e dalle donne in divisa pronti a difenderla e che non c'è niente che questo grande paese non possa realizzare. E mentre Washington celebrava la sua festa dell'indipendenza sfidando la pioggia e le proteste, a Coney Island Joy Chestnut difendeva il suo titolo di campione nella gara di hot dog mangiati in attesa dei fuochi d'artificio che in tutti gli Stati Uniti hanno illuminato la notte d'estate.